Studenti liceali per alcune settimane docenti nelle classi delle elementari e non solo sui temi dell'immigrazione nell'ambito del progetto Un viaggio senza valigia del liceo scientifico Galilei di Ancona, iniziato a novembre, rivolto ai giovanissimi delle scuole della provincia. Giornata conclusiva nella facoltà di economia. Vincenzo Varagona. Zaini carichi di entusiasmo, di energia, parole profonde e storie vere. Così una cinquantina di ragazzi del liceo scientifico Galilei per alcune settimane si sono trasformati in docenti, incontrando 900 alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado per promuovere la cultura dell'accoglienza e dell'integrazione. Il progetto, avviato a novembre con la formazione dei ragazzi e partito in trasferta dal mese di febbraio, e si è concluso con una mattinata nella facoltà di economia, che ha attuato per la prima volta nella realtà scolastica cittadina la pedagogia del service learning. Gli alunni del Galilei hanno gestito laboratori di consapevolezza in modo autonomo per ridefinire i confini simbolici di migrazione e alterità, e grazie al patrocinio della Regione e l'intervento del Garante per l'infanzia e l'adolescenza Andrea Nobili, hanno incontrato più di 50 classi. Un'esperienza che si è rivelata interessante per l'incontro e lo scambio tra scuole di diversi ordini. Nella mattinata conclusiva, un trionfo di colori, emozioni con giovani, bambini e adulti che si sono incontrati per condividere la gioia di un viaggio emotivo e formativo che rappresenta la prima tappa di un percorso lungo e significativo verso un futuro costruito sul rispetto dell'alterità. Trasportata al